viaggia solo muniti di autocertificazione. Gli agenti della Polizia di Stato controllano uno ad uno i passeggeri in arrivo e in partenza dalla stazione Termini. Sta andando verso il sud? Dove abito? Solo gli torna un viaggio. Si metterà in quarantena poi? Eh sì, l'ordinanza prevede quello, quindi sì. A carico. Il treno è stato cancellato? Sì. Però cioè prenotato un anno fa e con una bambina di 2 anni. Treni cancellati, una manciata di passeggeri, serrande passate, questa è la stazione Termini oggi, una desolazione, la stazione italiana più transitata, almeno fino a qualche giorno fa, con i suoi 800 treni e 480.000 passeggeri giornalieri. Se l'invito per tutti gli italiani è quello di non lasciare casa per evitare la diffusione del coronavirus, in alcuni particolari casi è ancora necessario mettersi in viaggio. Sto andando a Bari, ero a Cuba e sono tornata, sono rientrata proprio adesso e torno a casa. Il diritto alla mobilità continua ad essere assicurato, sebbene l'offerta si sia mano a mano ridimensionata, come per le frecce, gli intercity e i treni regionali. In quest'ultimo caso, nel Lazio, è in circolazione poco meno della metà dei treni, mentre sono stati completamente sospesi gli intercity notte e i freccia link. Io lavoro a Roma, sto tornando a casa perché praticamente sono un'infermiera e quindi abito a Caserta e ho finito adesso di lavorare. Sono partita ieri sera perché ci hanno soppresso tutti i treni. Abbiamo detto tante.